Buon pomeriggio a tutti, buona domenica e grazie di essere anche oggi qui con noi per un'altra acconciatura. Oggi invece voglio farvi vedere da come delle semplici trecce può venire fuori un'acconciatura molto elegante. Partiamo, ci andiamo a definire la nostra riga. In questo caso la prendo laterale. E ci formiamo un piccolo triangolo davanti, che questa sarà la nostra divisione, la nostra vera e unica divisione. Adesso vi faccio vedere. Ecco, questo qua. E ce lo isoliamo. Questa ciocca la isoliamo. Andiamo poi ad saltato un pezzettino. Ci andiamo a cotonare la parte sopra senza toccare i laterali, solo questa parte qua. Cotoniamo leggermente solo la Una volta radice. cotonata questa parte, ci portiamo i capelli indietro. Con l'aiuto di una spazzola allora, con i rimanenti capelli ci andiamo a creare una coda che fermeremo sull'osso occipitale. Ci andiamo a bloccare la nostra Coda. Con un elastico che ho fermato con due ferretti dai due lati. Di solito uso quelli più piccoli e giriamo intorno alla coda. Incastriamo. Una volta fatta la coda, utilizziamo un posticcio, che è il classico posticcio che noi troviamo rotondo. L'ho liberato tutto e lo andiamo a piegare in questo modo. Così. E lo andiamo a bloccare dietro la coda. Ce lo andiamo a fissare sotto la coda. Blocchiamo qua. Abbiamo posizionato il nostro posticcio. Sciogliamo la coda. Da questa coda dobbiamo formare 5 sezioni. Pettiniamo per bene. Allora, una e l'ultima che andiamo a dividere a due e sono cinque. 4 e 5. Come vi dicevo, andiamo a formare delle classiche trecce, la treccia alla francese. Devono essere abbastanza piatte, quindi andiamo a bloccare la base. Con un becco d'oca. Andiamo a creare la nostra treccia. Facciamo un incrocio e iniziamo ad aprire. Quindi un incrocio e un'apertura. Ci
L'apertura della treccia deve essere, andiamo a creare una sorta di petali che devono essere sempre numeri pari. Continuiamo. Numeri pari vale a dire che poi devono essere a 2 e 2 i petali che andiamo a creare, perché poi andranno chiusi tra di loro. Mi aiuto con i beccucci che metterò alle punte per appiattire il petalo. Ecco qua, come vi dicevo, devono essere pari. Quindi 1, 2, 3 e 4. Senza legare la punta, ce l'andiamo a fermare per il momento con un altro becco. E la prima quinta sezione. Lasciamo una ciocchettina per coprire l'elastico. Si può fare anche dopo. Ok. Quindi, quinta giocca, quinta sezione. Ci blocchiamo la nostra base, all'incirca sì, 2 centimetri. Proseguiamo sempre con lo stesso movimento. Treccia francese e andiamo a creare dei petali. Apriamo la nostra treccia. Ok. E abbiamo la nostra coda di trecce. Vado a coprire l'elastico. Blocchiamo
con una semplice forcina nella parte sottostante. Una volta fatto questo, iniziamo a fermare le nostre trecce. Togliamo i becchi, iniziamo dal laterale, con l'aiuto dei legnetti andiamo a posizionarci la ciocca dove vogliamo. La parte della punta va arrotolata su se stessa e si andiamo blocca ad appoggiarla sul nostro posticcio. Ogni petalo, come vi dicevo, deve essere numeri pari, uniti ultima tra di loro. Guardate, prendiamo i due finali, li colleghiamo tra di loro, chiudiamo, ce li andiamo a definire. La ciocca sopra, quella rimasta libera, la giriamo intorno ad essa e la blocchiamo sotto. Ci lavoriamo i capelli come meglio crediamo. Blocchiamo sotto. E blocchiamo. Ad aprire leggermente. Tutte le nostre ciocche iniziano a prendere forma. Allora, ultima treccia. Vi vado ad aprire leggermente pure queste parti sopra per dare un po' di movimento. Chiudiamo. Alla fine di treccia non è rimasto niente. Possiamo dire la treccia c'è ma non si vede. Dopo aver fatto questo, passiamo al nostro ciuffo. Vado a fermare dall'interno la parte laterale, la posiziono dove voglio io. La parte del ciuffo ho deciso di farla un po' più morbida, con delle leggere elevazioni, ma niente di particolare, perché volevo fare una cosa semplice e fine. Quindi vado a prendere la prima sezione, sempre in obliquo. Cotono leggermente la radice per dargli un po' di volume davanti, come ho fatto prima, sempre leggero però. La pettiniamo e andiamo ad aprirla con le dita, ce li facciamo scivolare leggermente e mi piace lasciare queste ciocchettine un po' aperte. Me la vado a trasportare dietro collegandola con la rimanente acconciatura. Ci aiutiamo con bastoncini. E le lavorate come meglio credete. Passiamo alla terza ciocca, sempre presa di obliquo.
cicotoniamo un po' la base. Pettiniamo. Qua ci andiamo a fare un po'. Andiamo a rialzarci un po' il ciuffo. Voglio creare un ciuffo morbido. Il ciuffo lo voglio un po' morbido con un po' di movimenti. Ultima sezione del ciuffo. La cotoniamo sempre alla radice. Potete aiutare leggermente con due becchi. Dove voglio l'effetto un po' più appiattito, o meglio più definito, perché abbiamo parlato di morbidezza. Proseguiamo dietro. Blocchiamo qua. Finisco il lato e vi faccio vedere. Quello che voglio ottenere io è lavorarla da un lato, viene più lavorata, dall'altro lato invece poi andiamo a mettere degli accessori, che possono essere dei fiori freschi, che sono molto belli. Dei fiori secchi che mi ritrovavo io a casa, giusto per farvi vedere un po' l'effetto. Allora, io ho scelto di mettere questi, però si può benissimo mettere un ferretto, questo non lo vedo molto adeguato al momento per l'acconciatura, però poi ognuno di voi può personalizzare. Come vi dicevo, è semplice da fare perché sono delle semplici trecce, però quando una la va a vedere dice come è stata fatta. Quindi alla fine la semplicità c'è, però quando un'acconciatura è finita sembra molto elaborata, molto particolare. Saluto tutti, un forte abbraccio e spero di rivederci presto. Vi lascio una buona domenica con le vostre famiglie.